Pace e bene a tutti, bentornati. Oggi 4 febbraio ricordiamo San Giuseppe da Leonessa. Ascoltiamo. Eufranio Desideri, questo il nome di battesimo di San Giuseppe, nacque a Leonessa in provincia di Rieti l'8 gennaio 1556 da una famiglia ricca e appartenente alla nobiltà del paese. Dopo aver perso i genitori, fu educato da uno zio paterno. Crescendo non gli mancarono le prospettive di un ambito matrimonio, ma egli dimostrò di avere altre aspirazioni. Colpito da grave malattia, cominciò a frequentare il convento dei Cappuccini e, in occasione di una visita del provinciale dell'Umbria, chiese di essere accolto nell'ordine. Fece il suo noviziato alle carcerelle di Assisi, vestendo l'abito nel gennaio 1572, e mutando il nome di Eufranio in quello di Giuseppe, distinguendosi in particolare per lo spirito di penitenza. Ordinato sacerdote e nominato predicatore, subito si dedicò con entusiasmo a tale ministero, accarezzando in cuor suo il desiderio di andare nelle missioni tra gli infedeli. Tale vocazione maturò allorquando Giuseppe prese il posto di un confratello gesuita che all'ultimo momento non era più in grado di partire per Costantinopoli. A Giuseppe fu affidata in modo particolare la cura dei numerosi cristiani tenuti prigionieri dai turchi e ad essi egli dedicò tutto se stesso. Spinto però dal suo fervore, egli avrebbe voluto affrontare direttamente gli infedeli e con vari stratagemmi cercò di penetrare nel palazzo del sultano Murad III per parlargli. In uno di questi tentativi fu arrestato, imprigionato e torturato per poi essere espulso dal paese. Rientrato in Italia, riprese con rinnovato fervore il ministero della predicazione, accompagnato, secondo le testimonianze del tempo, da miracoli e prodigi. La sua predicazione era tutta evangelica, con forti risvolti di giustizia sociale. Egli vedeva Gesù nei poveri e per essi sapeva adattarsi a fare di tutto, come fondare i cosiddetti monti frumentari e organizzare i monti di pietà. La sua carità si estendeva anche alle carceri, dove assisteva i condannati a morte e cercava sempre, anche a rischio della vita, di portare pace tra famiglie rivali e di eliminare ingiustizie, oppressioni e discordie. Attingeva questo ardore dal tabernacolo, davanti al quale passava molte ore in orazione, e dal crocifisso, che portava di continuo sul petto. Dio, che gli aveva risparmiato il martirio, gli riservò per purificazione una grave malattia, che richiese un dolorosissimo quanto inefficace intervento. Trasferito nel convento di Amatrice, Giuseppe si preparò serenamente alla morte, che sopraggiunse, accompagnata da miracoli, il 4 febbraio 1612. Aveva 57 anni. San Giuseppe da Leonessa, un confratello cappuccino, è stato un frate straordinario. Ricordiamo questo gesto. Lui andò a Costantinopoli convinto di poter convertire il sultano, tanto da intrufolarsi nel palazzo. Ma una volta scoperto, insomma, non gli andò tanto bene. Fu punito con un supplizio terribile, inchiodato solamente dalla mano, appeso dalla mano e un piede, molto doloroso, ma lui riuscì a sopravvivere. Non è solo quello che lui ha fatto, questo piccolo episodio, ma io voglio ricordare questo oggi perché coglie il carattere di quest'uomo, ossia che per Cristo si fanno follie. E forse è un po' un tratto comune a tutti i santi e a tutte le sante. Lui è andato lì convinto che quel gesto avrebbe significato molto, che sarebbe potuto essere utile, avrebbe potuto salvare la vita, magari del sultano. È stato un gesto folle, un gesto quasi da pazzo. Allora, che cos'è l'insegnamento per noi in questo caso specifico? Noi siamo capaci di fare dei gesti di follia, perché l'amore un po' porta alla follia. Forse siamo un po' freddi, ci piace stare al sicuro. Allora questo gesto che noi non dobbiamo imitare nel pericolo, ma dobbiamo imitare in quel suo aspetto di andare oltre quello che ci è comodo, perché esiste una prudenza ottima che ci mette al sicuro, ma esiste anche una prudenza travestita,
travestita, o meglio una paura travestita da prudenza che ci blocca, ci dice sei comodo così, ok, non ti muovere, finché la barca va lasciala andare, come dire, non ti porre problemi se effettivamente non ce ne sono. Invece l'urgenza di comunicare Cristo, l'urgenza di essere autentici, ecco, ci deve portare a dei piccoli gesti fuori dalla comodità, fuori anche dalla piccola sicurezza che ci fa stare spensierati. È un essere spensierati che in realtà rende la vita un po' piatta, rende la vita monotona, rende la vita non interessante. Allora ci dica San Giuseppe da Leonessa come fare a essere coraggiosi, a cercare di spingerci un po' più là, utilizzando tutti i nostri doni per il bene della Chiesa e dei fratelli. San Giuseppe da Leonessa prega per noi.